bentornati sul mio canale. Oggi questo video sarà dedicato a una video ricetta insieme alla mia amica Gabriella. Ciao Gabriella. Ciao. Che mi aiuterà a fare un dolcetto che nella sua ricetta originale era un pochino più calorico, ma noi abbiamo fatto delle sostituzioni light per avere comunque un dolce sfizioso, gustoso, ma con un pochino meno di calorie. Esatto. Cosa facciamo oggi? Facciamo un tortino al cioccolato con mele e ricotta. Quindi abbiamo fatto appunto tutte le dovute sostituzioni, abbiamo sostituito la farina con la farina di grano saraceno, che ricordiamo è una farina con più fibre e anche molto più proteica, quindi ha meno zuccheri. Esatto, lo zucchero con lo zucchero di canna, questa è stata un'altra sostituzione, e poi ho sostituito il burro con lo yogurt greco, il magico yogurt greco, eccolo qua. Quindi è sicuramente con meno grassi e più proteine, mi raccomando fate attenzione per lo yogurt greco, come anche per altri alimenti, di andare a vedere bene le etichette nutrizionali, perché non tutti sono uguali. Poi cosa aggiungiamo? Poi abbiamo il cioccolato, la ricotta, la granella di nocciole, succo di limone e mele, che già abbiamo tagliato a dadini, queste poi le faremo caramellare sul fuoco. Ricordo anche un'altra cosa, dato che c'è il grano saraceno, è un dolcetto senza glutine, quindi adatto anche per chi ha sensibilità a questa proteina. Esatto. Come lo facciamo? Allora, due albumi li mettiamo nel nostro mixer e aggiungiamo lo zucchero di canna e facciamo diventare il composto spumoso. Azioniamo, via! Allora, il nostro composto è diventato spumoso, anzi spumosissimo. A questo punto aggiungiamo il grano saraceno, il cioccolato e riavviamo il mixer. E aggiungiamo anche lo yogurt greco. Dello yogurt greco dovete controllare sulle etichette innanzitutto la quantità di sale, che deve essere più bassa possibile, e la quantità di proteine, che invece dovrebbero essere il più alte possibili. E riavvio, vado! Ecco, allora il nostro composto è pronto. Prendiamo il nostro composto e ci aiutiamo con un cucchiaio, mettiamo sulla carta forno e facciamo praticamente dei dischi, quindi ci aiutiamo con il cucchiaio e spalmiamo praticamente il composto e facciamo dei dischi. Non vi preoccupate se è poco omogeneo il composto, perché alla fine, dopo la cottura, con un coppa pasta taglieremo questi dischi in modo che poi verranno tutti regolari. Perfetto. Ovviamente cerchiamo di dare una forma, insomma, più sferica possibile, ecco, più rotonda possibile. E poi dopo noi col coppa pasta tagliamo, ecco. Con queste quantità quanti ne vengono? Guarda, più o meno verranno 4 dischetti. Facciamo un altro. E poi inforniamo a 180 gradi per 5-10 minuti, dipende dal vostro forno. Io generalmente li tengo 10 minuti. I dischetti per il tortino sono pronti, adesso li andremo a infornare a 180 gradi, 5-10 minuti. Ovviamente, se aiutandovi, abbiamo detto col cucchiaio, fate il disco più sottile possibile, considerate 5 minuti. Se nello stendere l'impasto avete difficoltà e vi viene un po' più spesso, allora magari considerate 10 minuti in forno. Andiamo ad infornare? Perfetto. Allora, nel frattempo che il nostro tortino è in forno, noi andiamo a caramellare le mele. Allora, mi passi il pentolino? Certo. Benissimo. Allora, due mele, le abbiamo sbucciate e tagliate a dadini. Allora, aggiungiamo 4 cucchiai di zucchero di canna, 2, 3,
3 e 4 e poi aggiungiamo anche il succo di mezzo limone. E la cannella. Che con le mele ci sta sempre bene. Ok, adesso andiamo a caramellare sul fuoco. Allora, dopo che abbiamo fatto appassire le mele sul fuoco e le ho messe in una ciotola e adesso le facciamo raffreddare un pochino. Perfetto. E adesso cosa dobbiamo preparare? Allora, adesso passiamo alla ricotta. Lavoriamo la nostra ricotta senza lo zucchero, cara Raffaella. Quindi veramente light. Perché siccome abbiamo le mele caramellate che andremo a mettere poi sopra questa ricotta, quindi abbiamo già il sughetto, abbiamo già lo zucchero lì, quindi queste qui andiamo ad amalgamare la ricotta semplicemente con la scorza del limone. Perfetto, ovviamente è una ricotta di mucca e anche per la ricotta mi raccomando fate attenzione alle etichette, controllate sempre bene quali sono il rapporto tra grassi saturi, perché comunque è un formaggio, e la quantità di zuccheri e la quantità di sale, mi raccomando. Ricordiamo, quindi 250 g di ricotta di mucca, scorza di limone e la mescoliamo bene. Sì, ecco, è pronta. Adesso andiamo a comporre il nostro tortino. Allora, i nostri dischi del tortino sono pronti. Adesso con un coppapasta andremo a rendere regolari tutti i bordi. Possiamo usare un coppapasta più grande o più piccolo. Questo è dipende da voi, insomma, come volete presentare il dolce. Ecco, tagliamo i nostri dischetti, togliamo il composto in eccesso. Esatto. Ecco fatto. Adesso prendiamo un piatto, andiamo a mettere un po' di ricotta sotto, perché così il nostro tortino non si muoverà più. Ah, questo è un trucchetto. E rimane fisso, diciamo, sul piatto, no? Andiamo a mettere la nostra ricotta abbondante, perché poi magari se va in frigo un po' il composto, insomma. Ecco. A questo punto mettiamo su le nostre mele. Quindi si fa uno strato, tipo hamburger. Esatto. Anzi, doppio hamburger. Io aggiungo anche in mezzo un po' di granella di nocciole. Mettiamo su l'altro disco, rimettiamo la nostra ricotta, rimettiamo su le nostre mele. È un dolce bello anche da vedere. Certo, ed è soprattutto velocissimo. Esatto. Finiamo con la nostra granella. Ecco, a questo punto il nostro dolce è pronto. Se vogliamo dare un tocco, diciamo, più artistico, ecco, un tocco particolare, possiamo prendere una mela. Tagliamo la buccia proprio sottile, così magari facciamo fare un giro, mezzo giro alla nostra circonferenza. E poi la rotoliamo, guarda, semplicissimo. A formare delle roselline. Esatto, formiamo delle piccole roselline e le andiamo a posizionare. Magari ne facciamo un paio. Questo perché Gabriella
È una... Com'è che... Mi piacciono gli allestimenti e quindi insomma le torte, quindi cerchiamo sempre di dare un tocco particolare anche alla tavola. Potete vedere le sue creazioni sulla sua pagina Facebook, Allestiamoci per le feste. Esatto, ecco. Abbiamo fatto due roselline, una più grande e una più piccola, e il nostro tortino al cioccolato è pronto. Se avete un dolce che vi piace in maniera particolare, ma volete renderlo un po' più light, scrivetemelo nei commenti oppure scrivetemi un'email e troveremo insieme le sostituzioni adatte. Non solo, ma se volete anche cimentarvi con me in cucina a fare qualche piatto un po' particolare, light ma sfizioso, scrivetemi che così cominceremo a cucinare insieme. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, seguitemi sulle mie pagine Facebook e Instagram e sul mio sito www.lamiabiologanutrizionista.it. Grazie Gabriella e ci vediamo la prossima volta. Grazie a te Raffaella. Ciao.